passo e aumento la distanza dei punti, generalmente come mi aspetto che vari? Beh, ho due punti separati di poco, evidentemente qui ho molti punti separati poco. Tutti i dati tra i punti misurati stanno generalmente sono molto vicini tra di loro, sono molto correlati, linearmente correlati tra di loro, nel senso della correlazione lineare della statistica normale. Se aumentiamo la distanza, i dati si dispongono via via all'aumentare la distanza lungo la nuvola. Questa è la rappresentazione grafica in uno scatter plot, come si chiama questo tipo di grafico, che all'aumentare la distanza la correlazione spaziale dei dati diminuisce. Questo è un dato non necessariamente assolutamente vero sempre, perché in alcuni casi, per esempio, ci sono dei fenomeni periodici. Se noi stessimo misurando l'altezza di onde, per esempio, questo è un fenomeno periodico nello spazio, non è vero che aumentando la distanza la correlazione diminuisce, ma prima la correlazione diminuisce, poi riaumenta di nuovo, poi addirittura, e quindi osserverei delle cose anche diverse da questa. Questi sono scatter plot, quelli che prima erano, diciamo, concettuali come rappresentazioni, questi sono scatter plot reali ottenuti su dati. Abbiamo già visto qual è, quello si vede, legge molto, qual è la definizione di covarianza, e noi possiamo partire dalla definizione di covarianza per calcolare queste covarianze, oppure dalla definizione che abbiamo dato in precedenza di variogramma. Il variogramma rispetto alla covarianza ha anche un vantaggio ulteriore. In alcuni casi, io ho assunto che il nostro sistema abbia una media definita, ancorché in alcuni casi potrebbe essere anche variabile nello spazio. In quel caso posso tentare di interpolare un trend sulla media o di correlarlo ad altre quantità. Però non ho fatto nessuna ipotesi in realtà sulla varianza, non ho assunto che la varianza esista, nel senso che vi ho specificato in alcune lezioni all'inizio, cioè all'aumentare la grandezza del campione alcuni dati potrebbero avere quello che si chiama sindrome di varianza infinita, cioè la varianza continua ad aumentare all'aumentare la numerosità. In questo caso la varianza non esiste, la covarianza, la varianza non esiste, quindi la covarianza tra due punti molto vicini, che è uguale alla varianza e che è il massimo della covarianza, è infinito. Però invece il variogramma è rovesciato, siccome il variogramma è un po' rovesciato rispetto alla varianza come definizione. Il variogramma di 0 a 0 tende sempre ad essere a 0. Poi tra poco, in una delle slide successive, vi mostro che non è così, ma cercherò di darvi anche una spiegazione di questo fenomeno. Si dirà allora che il variogramma è pepitico e che ha un SIL diverso da 0. E in questo caso il variogramma parte, diciamo, da zero, in prossimità dello zero, e poi cresce indefinitamente fino all'infinito. Quindi laddove la covarianza era infinita in zero, il variogramma è infinito asintoticamente con la distanza che aumenta. Questi sono valori degli incrementi misurati. Vi ho detto che il semivariogramma si misura come valori degli incrementi misurati. Qui vedete un dato e vedete come i segnali possono essere diversi e la covarianza con il variare della distanza
può essere irregolare in questo modo qua. E, ma queste sono le proprietà dei variogrammi. Gamma di 0, il variogramma è uguale a 0, secondo la definizione. Ma non vedremo secondo la statistica. È generalmente maggiore o uguale di 0 ed è simmetrico rispetto agli incrementi. Questo sì, questo, cioè se io calcolo il variogramma fra me e lei, il variogramma fra lei e me è esattamente uguale. C'è casomai disomogeneità angolare, anisotropia si chiama quella, ma non direzionalità. Eccolo qua, adesso subito dopo la slide in cui vi ho detto che il variogramma in 0 uguale a 0, vi dico come è fatto allora sto variogramma? Per esempio una curva per un campione per un variogramma può essere fatta così, no? Qua 0, 0 diciamo in origine e poi sale verso un elemento in genere asintotico, se è un fenomeno stazionario, anche nel secondo ordine, cioè se la varianza è definita, se no qui sale indefinitamente. Se comunque la varianza è definita, il valore asintotico si chiama SIL del variogramma. La distanza rispetto alla quale si ottiene il valore del SIL si chiama range, che vuol dire intervallo. Quello che succede però è che quando noi andiamo a vedere i dati sperimentali di una certa misura e andiamo a osservare come questi variano con la distanza, questi diminuiscono, 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 siamo vicini allo zero, ma non arriviamo allo zero. Quindi dobbiamo pensare dal punto di vista teorico per cui la curva si ripidisca sempre di più e tende a zero, però in pratica con le curve che noi andiamo a interpolare andiamo a interpolare anche un nugget, che vuol dire pepita. Cioè ad esempio, siccome appunto Krieger era interessato all'oro tra le altre cose e osservava che ci sono i filoni d'oro di Paperone e Paperone nel Clodine e questi sono concentrati in un punto. Cioè ci sono concentrazioni di elementi in un certo punto. Allora qui, in questo caso, in realtà non è che sia proprio esattamente così in molti casi. Il fatto che non si riesca ad andare a zero qui significa che la nostra distanza di campionamento, il fenomeno è molto variabile anche nel piccolo, e qui non abbiamo campionato sulla distanza piccola come avremmo dovuto. Però molti modelli di variogrammi ammettono che ci sia un SIL. In funzione del grado di continuità spaziale, allora per esempio il variogramma che ha questa forma, ormai abbiamo capito, può essere più vario. Qui c'è per esempio un sistema che è molto variabile nella piccola distanza e poi sulla lunga distanza invece è smooth. Qui c'è un sistema che varia poco, anche varia allo stesso modo su tutte le distanze. Qui c'è un sistema periodico e ancora più continuo il variogramma. Poi a ciascuno di questi tipi di curve noi andremo a interpolare una formula che chiameremo variogramma, che ne so, circolare, variogramma esponenziale e così via, di cui poi vi daremo le formule. Se proprio vogliamo essere più precisi, quando noi andiamo a vedere i variogrammi sperimentali e andiamo a calcolarli, otteniamo delle nuvole di punti qua sulle quali noi vorremmo interpolare. Questo è un caso anche fortunato, se volete, nel senso che abbiamo tanti punti di misura. È un caso sfortunato perché sulla stessa distanza qua ho una distribuzione. Allora, un suggerimento per esempio è quello di andare a calcolare la distribuzione su, avendo raggruppato i dati in un certo intervallo, e poi si interpola un variogramma medio. Questo è quello che si può fare sui dati, e quindi questo è
come si fa il variogramma sperimentale. Questa è una rappresentazione abbastanza interessante di come è il variogramma sperimentale, perché di solito effettivamente questo corrisponde almeno alla mia esperienza dei variogrammi sperimentali, dove poi qua un po' succede un po' di tutto, aumenta la dispersione, aumentano le oscillazioni, perché in genere con la distanza dopo ho anche meno dati, ho molti, cioè esiste un intervallo di distanza su cui ho tanti dati, però generalmente ho pochi dati sulla piccola distanza e sulla grande distanza, per cui ho molte incertezze maggiori qui. Quindi qui di nuovo il comportamento sull'origine, come vedete poi possiamo avere l'effetto pepita. Il variogramma può variare nelle varie direzioni, ma allora come devo fare? La teoria è sempre la solita. Dovrei avere un meccanismo nel mio programma in più che ha assegnato un campo di variabilità per ognuno dei punti. Scansiona tutto l'intorno in tutte le direzioni e per ogni intervallo di direzione considera solo i punti che si trovano in questa finestra di direzioni e poi ripete solo su quei punti tutte le analisi che abbiamo fatto. Quindi può succedere che in media il variogramma nelle varie direzioni sia diverso, per esempio si passi da questo a quest'altro e così via. Poi ci sono varie forme per calcolare le cose e tutti questi parametri ovviamente ci sono nei programmi che voi userete, quindi SIL, Nugget, Range, varie range. Nel calcolare il variogramma sperimentale dovrete andare a raggruppare un po' i dati ottenendo le distanze. Ci saranno generalmente anche delle anisotropie, ma noi non ne daremo conto, se li calcolerete voi. E direi che questo per il momento è tutto. Come vedete qui sono dati dei nomi ai variogrammi. Un variogramma tipico è un variogramma più o meno costante. Questo è un modello esperto. Poi vi saranno date anche delle formule per questi nomi. Qui ricordate i nomi e i disegni: pepitico, sferico, esponenziale e gaussiano. Questi direi che sono gli elementi più importanti. Mi avevo accennato anche al fatto che in alcuni casi ci sono fenomeni periodici, tipicamente hanno a che fare con delle dinamiche che costruiscono delle onde di qualche tipo. Allora i variogrammi possono essere essi stessi periodici, ma noi non ne vedremo nessuno di questi. Un altro problema che dimenticavo, voi ritravate di aver finito, che quasi abbiamo finito. Un altro problema che è che naturalmente poi dobbiamo interpolare i dati sperimentali con i variogrammi, quindi dovete avere anche uno strumento che fa l'interpolazione. In linea di principio si potrebbe usare il metodo dei minimi quadrati, un metodo dei minimi quadrati non lineare per interpolare questi dati. In realtà, per esempio, lo strumento che voi avete a disposizione ha degli strumenti di interpolazione, non so ancora idea se ve li faremo usare, ci devo pensare. E gli strumenti di interpolazione in quel caso però sono degli strumenti di altro tipo, in particolare sono degli strumenti che sono una mezza via fra strumenti stocastici e strumenti di machine learning, in cui sull'insieme vengono fatte delle ipotesi a caso sulla costruzione dei parametri e poi si fanno delle ricerche su quali sono i parametri ottimali del variogramma. E questi si chiamano Particle Swarm, nel nostro caso è un altro, si chiama Luca, Stapler Cluster Calibrate. In genere questo sarebbe un overshooting del problema, cioè potremmo usare un fitting normale.